Ritrovati, sono le 18, il momento degli aggiornamenti con lo speciale coronavirus, l'emergenza nelle città campane. Io direi di partire subito dalle parole del governatore De Luca con il suo intervento in diretta su Facebook nel primo pomeriggio. De Luca, il rischio è che conteremo i morti. Appello ai cittadini, non avremo posti per i vostri genitori, leggiamo dall'ANSA, con questo andazzo rischieremo di contare i morti. C'è stato un aumento dei contagi in Campania per diverse ragioni, sì per il ritorno dei cittadini dal nord, ma anche per l'inciviltà, l'irresponsabilità e la bestialità di componenti rilevanti della nostra società. De Luca ha anche fatto delle stime, alcune previsioni per quanto riguarda i numeri, i dati naturalmente, che troviamo da ottopagine.it, previsti 3.000 contagi per inizio aprile. Potremmo arrivare a 1.500 infetti a fine marzo con una previsione di 140 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ha toccato davvero tanti temi, tanti argomenti di De Luca, a volte anche, come sa essere lui, molto colorito. Allora abbiamo tagliato alcuni passaggi di questa sua diretta Facebook. Andiamoli a sentire. La previsione che fanno i nostri tecnici è questa. Entro il 29 marzo saremo a 1.500 contagi. Entro inizio aprile avremo 3.000 persone positive contagiate e 140 persone in condizione da richiedere un ricovero in terapia intensiva. Io credo che rispetto a questi dati abbiamo la possibilità di governare la situazione se si rispettano alcune condizioni, ovviamente. Su una popolazione di circa 6 milioni di abitanti, questi dati rappresentano un problema gestibile. Ma se abbiamo comportamenti irresponsabili, se tu costruisci ed altri demoliscono dietro di te, con la loro irresponsabilità, il problema rischia di diventare davvero drammatico. La prima emergenza che c'è in Italia ovviamente è la Lombardia, non c'è neanche da discutere. Io provo a immaginare che cosa succede in Italia, non da noi, se perdiamo il controllo nell'area più densamente abitata d'Europa, che è l'area metropolitana della Campania. In questo caso i morti li conteremo a migliaia. Non so se è chiaro questo discorso. A me è assolutamente chiaro. Ho la sensazione che non sia altrettanto chiaro a livello nazionale. Se arriviamo ad avere non l'8% di personale medico infermieristico contagiato, come oggi, ma il 20-30%, allora davvero salta tutto. Quindi massima attenzione alla tutela dei medici e degli infermieri e del personale medico. In una caserma delle forze armate, non dico di quale corpo, un ufficiale ha emesso quest'ordine di servizio. Vi leggo il primo punto di quest'ordine di servizio. Si devono applicare, era rivolto alle pattuglie che uscivano sui territori, si devono applicare solo le disposizioni emanate a livello nazionale. In pratica, e a titolo esemplificativo, non sarà denunciato chi sta correndo. Così pure non si andrà ad imporre l'isolamento di 14 giorni, né si andrà ad informare l'ASL delle trasgressioni accertate. Cioè un ufficiale di un corpo delle forze armate si è permesso di emettere quest'ordine di servizio. Ovviamente noi lo denunceremo all'autorità giudiziaria. È stata la festa del papà. Abbiamo avuto a Napoli dei buontemponi che vendevano per strada le zeppole di San Giuseppe, che portavano in omaggio al papà, diciamo, la zeppola, ecco, condita con una bella crema al coronavirus. Ecco. Siamo lì, la bestialità totale. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
Insomma, davvero un fiume in piena il governatore De Luca, che ha aggiunto anche: ringrazio il personale medico del Cardarelli che sta facendo un lavoro eccezionale e invito invece qualche dipendente di Ariano Irpino ad andare a lavorare. Mi allaccio proprio al discorso di Ariano Irpino e parto da queste dichiarazioni del governatore De Luca per il collegamento telefonico con il nostro corrispondente dalla città del Tricolle, Gianni Vigoroso. Buon pomeriggio Gianni. Buon pomeriggio anche a te Angelo e a tutti i telespettatori. Insomma, credo che sia risuonato anche ad Ariano questo ennesimo rimbrotto del governatore De Luca, che ieri insomma era stato molto duro nei confronti del manager del Frangipane, della ASL, Maria Morgante. Ancora oggi una stoccata nei confronti di quella che è l'organizzazione della gestione dell'emergenza ad Ariano Irpino. Sì, indubbiamente Angelo, anche questa notizia insomma ha fatto molto rumore nel pomeriggio ad Ariano Irpino, e non si esclude anche negli ambienti stessi del Frangipane che De Luca possa giungere, come già anticipato ieri, nei prossimi giorni proprio ad Ariano. De Luca infatti ha accusato insomma di assenteismo quasi insomma tra virgolette qualche medico del Frangipane, ed è oggi stata anche una giornata particolarmente calda per lo stesso ospedale, dove si è aggiunta un'altra vittima, che era un paziente anziano che era ricoverato nel reparto di medicina, dove purtroppo ci sono ancora almeno altri 5 pazienti, tutti positivi al coronavirus, che ora verranno naturalmente trasferiti nel reparto Covid, che ufficialmente, come ha comunicato oggi l'ASL, è attivo all'ospedale. C'è questa unità medica non intensiva che è dotata di 32 posti letto già attivi appunto dalla data odierna. Senti Gianni, intanto continua a salire il numero dei contagiati in Irpinia, sempre prevalentemente dell'area dell'Ufita e dell'Arianese. Salgono purtroppo anche i decessi. Ariano particolarmente scossa dalla morte di Don Antonio Di Stasio, il parroco del paese. Aveva 85 anni ed è stato stroncato dal coronavirus. Il triste annuncio lo ha dato prima di tutti naturalmente il vescovo della diocesi di Ariano Lacedonia, Don Sergio Melillo. Sì, sono 57 con l'ultimo bollettino i casi positivi, ed è salito anche l'elenco dei decessi da coronavirus proprio nell'Arianese. Quella di oggi dunque è stata una giornata molto triste. Sono di Greci, Flumeri, Villanova del Battista e Bonito le ultime vittime, oltre naturalmente, facevi riferimento tu, al sacerdote Don Antonio Di Stasio, venuto a mancare stamane al Moscati di Avellino. Tutti ammalati, ricoverati e risultati positivi al Covid-19. Senti Gianni, ma si è saputo qualcosa in più su quello che resta un po' un mistero, cioè come è scoppiato questo focolaio ad Ariano? Perché in proporzione, proprio a causa dei numeri pesantissimi di Ariano, l'Irpinia è anche rispetto a Napoli la provincia più colpita in proporzione con i numeri dell'intera regione Campania, e se non l'80% quasi sono dell'Arianese. Ma il primo focolaio qual è stato lì ad Ariano? Si è saputo qualcosa in più? Allora, oltre al pasticcio del pronto soccorso con il paziente zero, e credo che abbia influito molto anche sui contagi all'interno dell'ospedale, essendo insomma la coppia transitata nei vari reparti quel giorno, resta il mistero intorno alle due feste di Carnevale. Forse l'unico dato certo in queste ore è qualche collegamento che si riesce ad intuire nel rione San Pietro. Le due vittime praticamente in questo rione, quelle che abbiamo già elencato ieri, vanno ad aggiungersi a Don Antonio Di Stasio, che il parroco frequentava quel rione, ha celebrato messa nella chiesa del rione, quindi potrebbe esserci un collegamento almeno certo sul rione San Pietro. Ma c'era anche la polizia scientifica oggi che stava facendo dei rilievi intorno al Frangipane in questa zona, quindi potrebbero esserci anche delle novità, credo, nelle prossime ore relative alle indagini. Va bene, ringraziamo allora Gianni Vigoroso da Ariano Irpino. Grazie Gianni. Grazie. Grazie. E intanto anche la giustizia cambia ai tempi del Covid-19, con udienze e colloqui nelle carceri che saranno rigorosamente da remoto. Sentiamo tutte le ultime novità in questo servizio di Paola Iandolo.
Anche la giustizia si organizza ai tempi del coronavirus e si trasforma in digitale, improvvisamente dalle lotte contro una giustizia lenta a quella del futuro con stanze virtuali per le udienze e interrogatori online. Da nord a sud i tribunali diventano virtuali, compreso le carceri. Con il protocollo firmato mercoledì da Tribunale, Procura, Ordine Forense e Camera Penale, il processo a distanza diventa realtà. Udienze di convalida, interrogatori di garanzia, direttissime, saranno celebrati con collegamenti online da remoto. Il giudice resterà nella sua stanza, il pubblico ministero in procura, l'avvocato nel suo studio legale e l'indagato in carcere o in caserma. Gli atti giudiziari, le istanze saranno condivise via chat in quella che viene definita la stanza virtuale. I colloqui, invece, tra avvocato assistito saranno garantiti con una videoconferenza. Una rivoluzione del processo e della giustizia che in realtà se ne parlava da tempo, ma oggi con l'esigenza di non poter avere contatti fisici diventa realtà. In procura a Napoli tutti con le mascherine e le riunioni investigative sono da remoto. Sono state individuate 4 caserme, 3 dei carabinieri, una della Guardia di Finanza e un locale all'interno della sede della Questura di Via Medina, attrezzate per il collegamento da remoto dove l'arrestato sarà condotto oppure potrà recarsi senza scorta in caso di domiciliari. Intanto lunedì nelle carceri, dopo la protesta, riprendono i colloqui con i familiari. Questi insomma gli ultimi risvolti, come cambia la giustizia con il Covid-19, con l'emergenza coronavirus, ma intanto abbiamo come al solito le 3 redazioni collegate. Vedo Filippo Notari a Salerno, Simonetta Iepariello ad Avellino e Maria Teresa De Lucia a Benevento. Partirei proprio da Notari a Salerno e ti lancio Filippo il collegamento sostanzialmente con la notizia che dopo il risveglio shock di ieri con la morte del parroco di Caggiano è stato un amaro risveglio nel Salernitano oggi per San Valentino Torio, perché è deceduto un professore di San Valentino Torio, Raffaele Bifulco, risultato positivo al coronavirus ad inizio marzo. Le sue condizioni negli ultimi giorni sono peggiorate fino a quando la polmonite è diventata ingestibile e naturalmente sale il numero dei contagiati, dei positivi anche nel Salernitano. Allora a te Filippo per gli ultimi aggiornamenti. Buonasera Angelo, buonasera a tutti i telespettatori di 8 Channel. Sì, come dicevi giustamente, l'ennesima, mi verrebbe da dire, giornata amara per la provincia di Salerno, dove già ieri sera era arrivata notizia di un altro decesso per coronavirus, un 72enne di Vietri sul Mare che era deceduto all'ospedale di Cava dei Tirreni e il successivo tampone aveva confermato la positività al Covid-19. Era già in ospedale da tempo, da circa 15 giorni, invece Raffaele Bifulco, docente originario di Terzigno e che da qualche anno viveva a San Valentino Torio, è deceduto quest'oggi all'ospedale Cotugno. La conferma è arrivata in tarda mattinata da parte dei sindaci delle due città, sia da parte del primo cittadino di San Valentino Torio che da parte del sindaco di Terzigno. Terzigno Francesco Ranieri. Il docente insegnava all'istituto comprensivo Don Bosco d'Assisi di Torre del Greco, dove tra l'altro si era registrato anche un altro caso di coronavirus. Il sindaco di San Valentino Torio ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, invitando tutti i suoi concittadini a sospendere quelli che ormai sono i famosi flash mob sui balconi, almeno fino alla giornata di domenica, come forma di rispetto nei confronti della famiglia. Quindi la situazione in provincia di Salerno continua ad essere molto delicata e purtroppo questi decessi lo confermano. Gli ultimi dati parlano di altri 9 tamponi positivi sui 77 analizzati all'ospedale Ruggi di Salerno, per un totale quindi di 124 casi positivi. Alle problematiche sanitarie provano a far fronte i sindaci che si stanno
organizzando nel miglior modo per garantire la sicurezza dei propri cittadini ed evitare nuovi contagi, vi mostriamo un modo molto singolare scelto dall'amministrazione comunale di Pellezzano per controllare i cittadini ed evitare assembramenti. La nuova iniziativa a Pellezzano, organizzata dall'amministrazione comunale in questo periodo così particolare di emergenza sanitaria, grazie al supporto dei volontari della Protezione Civile Santa Maria delle Grazie, del presidente Agostino Napoli, che hanno tutti i brevetti per poter utilizzare le tecnologie anche in volo, quindi i droni, sul nostro territorio, che già abbiamo sperimentato su altre iniziative come l'antincendio boschivo nei mesi soprattutto estivi, anche per questa occasione, per questa emergenza, l'amministrazione comunale ha voluto organizzare un ulteriore strumento sul territorio per cercare di avere il massimo controllo sul territorio delle persone che escono. Purtroppo ci sono ancora oggi tantissime persone che con non giustificato motivo percorrono l'intero territorio, sia a livello pedonale che anche automuniti. La Polizia Municipale e i Carabinieri di Pellezzano, sempre grazie anche al supporto della Protezione Civile, stanno continuando in questi giorni con i posti di blocco, il pattugliamento del territorio H24, però c'è ancora da fare ancora un forte appello al senso civico dei cittadini di cercare di restare a casa, soprattutto perché adesso si apre la settimana più importante, la settimana forse anche quella più difficile, soprattutto dopo un periodo di quarantena sul nostro territorio. A Pellezzano casi di contagio non ce ne sono, questo va precisato, al momento non abbiamo per fortuna nessun contagio, abbiamo dei casi in quarantena per aver avuto dei contatti con dei cittadini della Valle dell'Irno che poi si sono rilevati positivi al Covid-19. Quindi è un'iniziativa questa dei droni che va ad implementare le attività che già stiamo svolgendo con le forze dell'ordine sul territorio. Queste quindi erano le parole del sindaco di Pellezzano Francesco Morra: controlli con i droni per verificare dall'alto la situazione ed evitare assembramenti. Abbiamo ascoltato anche il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, comunità che sotto shock dopo la notizia della positività sul 72enne deceduto a Vietri sul Mare, ma il sindaco invita tutti a mantenere la calma. Ascoltiamolo. Purtroppo abbiamo avuto il primo caso a Vietri sul Mare, confermato ieri sera in tarda serata dall'ospedale Luigi d'Aragona. Cosa bisogna fare adesso? Bisogna mantenere la calma. Abbiamo già attivato tutte le procedure che vengono previste in tal caso, assieme all'ASL e al Dipartimento di Sanità. Abbiamo implementato quelli che sono i controlli sul territorio, grazie all'Arma dei Carabinieri, ai Vigili Urbani e alla Via di Sviluppo e l'ANTA, stiamo lavorando costantemente. Abbiamo ricostruito tutti i rapporti che la persona ha avuto nell'ultima settimana, stiamo monitorando costantemente i parenti, gli amici di questa persona che purtroppo, e rinnovo le condoglianze alla famiglia, ha avuto in questo ultimo periodo. Ovviamente l'abbiamo messo in quarantena, quindi capiamo anche le difficoltà per tutta la famiglia che in queste ore sta vivendo, oltre al dramma, anche il dramma di stare chiusi in casa e non poter uscire per 14 giorni. Quindi la raccomandazione che voglio fare, oggi più che mai abbiamo bisogno di stare a casa, bisogna uscire solo se realmente abbiamo bisogno di comprare qualcosa. Mi appello a voi, assieme vinceremo questa battaglia e la vinceremo restando a casa. Un invito a restare in casa da parte del sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, che ci sentiamo assolutamente di condividere, vista la situazione d'emergenza che si sta vivendo non soltanto sul territorio della provincia di Salerno ma in tutta la regione Campania. Angelo, ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Notari per questi aggiornamenti dal Salernitano. Da autopagine.it ci spostiamo su Napoli. Attualità: ancora miglioramenti per il paziente trattato con il farmaco antiartrite reumatoide. Ieri era stato estubato, oggi non è più in ventilazione ed è stato trasferito alla normale degenza.
E poi troviamo ancora, a proposito dei controlli, a Napoli 1411 cittadini controllati nella giornata di ieri, sono scattate 38 denunce. L'assessore Clemente comunica i dati e dice: chi non rispetta vanifica lo sforzo di tutti. Restando a Napoli, abbiamo un contributo con il responsabile delle comunicazioni sociali della Curia della Diocesi Napoletana, Doriano Vincenzo De Luca, che parla anche di quelli che sono stati i provvedimenti presi dalla Curia per quel che riguarda il periodo pasquale legato naturalmente all'emergenza coronavirus. Allora sentiamo questo stralcio di questa intervista. In riferimento alla Settimana Santa, tutti si uniformeranno in comunione alle celebrazioni a porte chiuse fatte nella Chiesa Cattedrale e trasmesse in diretta televisiva. Va da sé che, per evitare qualsiasi forma di assembramento, non può essere distribuita né la palma, i rami di ulivo, né tantomeno l'acqua. E quindi nel giorno di Pasqua la benedizione delle case si farà semplicemente con il segno della croce e con una preghiera. Per favorire poi la preghiera nelle case, l'arcivescovo ha pensato ad un sussidio che attraverso i canali diocesani, quindi attraverso i decani e i parroci, in via telematica verrà inviato in tutte le case e in tutte le famiglie. Si apre questo sussidio di preghiera con un messaggio di incoraggiamento da parte del Cardinale Sepe. Poi per ogni giorno della Settimana Santa è previsto un momento di preghiera e anche alcuni segni da vivere insieme tutta la famiglia. Questo per incoraggiare, per stare insieme, per stringerci in questo momento particolarmente difficile. Insomma, prima abbiamo visto come cambia la giustizia ai tempi del Covid-19, fa altrettanto naturalmente la Chiesa per restare vicino ai propri fedeli. Abbiamo ancora da sentire Maria Teresa De Lucia a Benevento e Simonetta Iepariello ad Avellino. Parto dal capoluogo sannita, Maria Teresa, perché c'è stata un'altra bella iniziativa dell'arcivescovo Felice Accrocca. Ce la racconti e ci racconti anche tutte le altre novità da Benevento e dal Sannio. A te. Sì, infatti Angelo, buonasera, buonasera ai nostri telespettatori. Dal Sannio vogliamo partire con un messaggio di speranza, che è quello lanciato dall'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, che dal balcone della curia arcivescovile pochi minuti fa ha praticamente esposto uno striscione con la scritta: ce la faremo, il Signore non ci abbandona. Ecco, una importante manifestazione di vicinanza e di coraggio anche a tutti i fedeli, ma vogliamo anche partire da quelli che sono i numeri, i dati, perché purtroppo pochi minuti fa il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, attraverso la sua pagina Facebook, con la quale è in costante contatto con i cittadini, ha annunciato altri 3 casi positivi nel Sannio, 3 casi nuovi che vanno ad aggiungersi a quello che è il bilancio già dato sostanzialmente nel Sannio, che conta 8 casi di Covid-19 e un decesso. Sono numeri che relativamente, diciamo, contenuti rispetto a quelli di altre province campane. Probabilmente Benevento è forse il capoluogo campano in cui si sta in qualche modo avendo una minore diffusione di coronavirus, di questo virus. Quindi numeri abbastanza bassi, però anche in questo caso la percentuale dei medici, degli operatori sanitari contagiati è davvero alta, ed è infatti il primo decesso di ieri riguarda proprio un operatore del 118. Dunque anche in questo caso c'è questa particolarità, tanto che questa mattina da Benevento il presidente dell'Ordine dei Medici Iagnello ha in qualche modo rilanciato questo allarme e la necessità di una maggiore protezione per gli operatori sanitari, tutti, i medici, gli infermieri, tutti coloro che lavorano nel settore della sanità. Quindi parlavamo dei numeri, ci sono quindi ulteriori accertamenti, ci sono oltre 40 casi sospetti al rummo, purtroppo, che, come spiegato dal governatore De Luca nella sua diretta del pomeriggio, è tra gli ospedali che tratteranno proprio le patologie da Covid-19. Un ospedale
ospedale che, lo ricordiamo, dopo aver dedicato un reparto interamente al trattamento del coronavirus, adesso ha ordinato e arriverà a breve un analizzatore e quindi gli accessori necessari per l'accertamento del Covid-19, la cui consegna è prevista per fine marzo, per il 27 marzo, formalizzando così all'unità regionale di crisi l'autorizzazione, la richiesta di autorizzazione per eseguire in sostanza i test sui tamponi e quindi per lavorare, ecco, in maniera molto più tempestiva, per far fronte a questa emergenza in maniera tempestiva. Ultimo dato, poi ti restituisco la linea, riguarda quello che è un ulteriore appello in qualche modo lanciato questa volta dal consigliere regionale Mino Mortaruolo, che in contatto con l'unità di crisi regionale e quindi con i direttori delle strutture sanitarie sul territorio, quindi dell'ASL e dell'ospedale Rummo, ha annunciato la volontà di riaprire l'ex presidio ospedaliero di Cerreto Sannita. Ovviamente questo sarà dedicato ad diventare ospedale di comunità e quindi sarà dedicato ai malati affetti da patologie croniche e coloro che necessitano di terapie e controlli particolari. Questo perché? Per liberare, come abbiamo sentito da più parti, il maggior numero di posti letto da dedicare eventualmente ad affrontare l'emergenza. Queste le principali novità. Se non hai altre domande, ci risentiamo dopo. Va bene così, Maria Teresa, no, chiudiamo qui anche il collegamento con Benevento. Stasera un solo giro tra le redazioni di Salerno, Benevento e Avellino. Maria Teresa parlava della volontà nel Sannio, l'intenzione almeno da formulare poi alla Regione Campania di riaprire l'ospedale di Cerreto Sannita, il presidio ospedaliero di Cerreto Sannita. Ad Avellino il sindaco del capoluogo Gianluca Festa punta anche lui sugli ospedali dismessi, sull'ex Maffucci di Contrada Pennini e sull'ex Moscati di Viale Italia, di Via Colombo, e chiede sostanzialmente Festa più poteri alla Regione Campania, perché dice sanno i sindaci quali sono le reali esigenze del territorio. Ancora un intervento su Facebook del sindaco Gianluca Festa, dal quale sentiamo questo passaggio. C'è bisogno che la Regione intervenga, non più scelte leggere, scelte decise, determinate e che devono essere calate rispetto alle esigenze del territorio. Non bastano più i provvedimenti che riguardano tutta la Regione. Serve un piano specifico per Avellino, serve mettere a disposizione di questa terra e di questa realtà delle strutture, a cominciare dal Maffucci, per continuare magari con la struttura dell'ex ospedale civile e, perché no, anche delle strutture montabili in pochi giorni. È una emergenza. Questo è il messaggio che abbiamo lanciato chiaro al governatore e da domani cominceranno anche a riprendere controlli più intensivi sulle strade, posti di blocco, perché non consentiremo più la libera circolazione senza che ci sia una ragionevole motivazione. E insomma, questo l'appello a De Luca del sindaco Festa, che annuncia di inasprire ulteriormente i controlli. Domani, tra l'altro, domani mattina alle 10 è prevista rigorosamente da remoto la conferenza dei sindaci dell'ASL. Chi ha stilato un programma per soprattutto il Moscati di Avellino, che sta vivendo un periodo particolarmente critico, è l'unità di crisi della Regione Campania. Leggiamo qui dall'ANSA: coronavirus, priorità, interventi al Moscati. Unità di crisi, ecco programma per Avellino, ma anche per Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. Allora, entriamo nei dettagli di questa notizia, anche con tutti gli altri aggiornamenti dall'Irpinia, con la nostra Simonetta Iepariello. A te, Simonetta. Come anticipavi, l'unità di crisi guarda l'Irpinia con particolare attenzione. Lo stesso governatore ieri aveva annunciato l'occhio vigile dell'unità centrale proprio sul caso Irpinia, l'affollamento, la congestione dei pazienti Covid-19 proprio sull'ospedale del capoluogo irpino ha innescato un sistema a catena di disagi, di rischi e anche di infezioni a catena di molti operatori del 118. L'unità di crisi entra nel vivo della questione e destina
appena proprio l'aumento immediato di quelle che sono gli interventi da destinare all'ospedale Moscati, una priorità assoluta proprio sul piano regionale, e in giornata è previsto l'arrivo appunto anche in serata di 3 nuovi ventilatori polmonari mobili per la terapia intensiva ma anche per quella subintensiva, aspettando che la Palazzina Alpi sia pronta a diventare l'ala destinata ai Covid-19, in attesa che tutti i pazienti di reparto non affetti da patologie come Covid-19 vengano trasferiti, perché si procede verso un piano ospedaliero che cambia pelle proprio per fronteggiare il picco dei contagi previsto a partire dal 15 marzo, 1500 i contagi previsti per quella data, 3000 per la prima metà di aprile. Dunque, cosa succederà? L'ospedale Moscati è stato uno dei primissimi menzionati dal governatore De Luca per accogliere tutti i pazienti Covid-19, gli altri potrebbero essere destinati all'Andolfi di Solofra. Analoghe disposizioni anche per quello che è l'ospedale di Ariano Irpino, e si punta a dotare in maniera seria e massiccia di lavoratori del comparto sanitario, dagli infermieri ai medici, passando anche per gli altri operatori dell'ospedale, dei dispositivi di PI, che sono proprio la base di protezione assoluta per evitare nuovi rischi anche per la rete dell'emergenza, quindi per i vari operatori spalmati sulle 30 stazioni centrali del territorio della rete del 118. Intanto, Angelo, ti aggiorno anche su quella che è la questione lavoro. Abbiamo visto in questi giorni si procede verso una chiusura ancora più severa, il governatore ha annunciato comuni chiusi se non per attività primarie nei vari servizi e nei vari aspetti del sociale, questo in tutta la campagna, anche stop ai cantieri, come dicevi in apertura appunto del collegamento, stop ai cantieri se non di prima necessità e relativi appunto all'allestimento degli ospedali mobili e del cambio pelle dei vari ospedali sul territorio regionale. Intanto all'FCA di Prato La Serra c'è la richiesta del sindacato di sospendere l'attività appunto della fabbrica fino al 27 marzo. Invece proprio per la prossima settimana sono previsti 2 giorni di lavoro per non fermare le varie unità produttive. I sindacati chiedono in maniera riunita proprio alla governance dell'FCA di bloccare il lavoro. I lavoratori non vogliono rischiare, mentre sono i giorni più severi, quelli appunto della vigilia del picco del contagio. Da parte mia è tutto, Angelo, se non ci sono domande ti restituisco la linea. Sì, va bene così, grazie. Grazie Simonetta. Noi siamo quasi in chiusura, c'è anche il dato nazionale, naturalmente continuano ad aumentare i contagi, anche oggi superata quota 4.000, siamo oltre i 37.000 contagiati in tutta Italia, boom di morti 627 in una sola giornata, ma è anche boom di guariti 689 in più rispetto a ieri. Questi sono i dati che ha comunicato davvero da pochi minuti il commissario straordinario della Protezione Civile per l'emergenza coronavirus Borrelli, quindi è stata sfondata la quota di 4.000 decessi, 4.032 per la precisione, in Italia, nel giorno in cui è passato esattamente un mese dal paziente 1 di Codogno. Va bene, ci fermiamo qui con questa diretta speciale coronavirus, l'emergenza nelle città campane. Grazie regia ad Orlando Matarazzo e Giuseppe Andrita. Arrivederci.